In principio era l'oro e l'argento, poi viene l'argent, il denaro. In realtà il valore nasce proprio dalle caratteristiche di questi metalli preziosi, che diventano preziosi, non nascono preziosi, e lo diventano proprio a causa del loro scintillio, del loro shining, di questa luccicanza che ha qualcosa di misterioso, tanto misterioso da sembrare soprannaturale. Tant'è vero che in origine lo splendore, la capacità di riflettere proprio come degli specchi è tipica degli dèi, e poi su questo si costruisce tutta una complessa simbolica del valore. Tutto quello che riflette, tutto quello che si specchia ha a che fare poi con delle facoltà umane, quelle di gettar luce, di fare chiarezza. Non a caso usiamo questi termini, o quando diciamo parole come considerare, vuol dire cumsiderare, cioè mettere insieme, guardare insieme tutte le stelle. Quindi tutto quello che riguarda il rapporto con questi corpi celesti che poi vengono imprigionati dall'oro e dall'argento, in fondo è questo il segreto alla fine di tutto, che l'oro soprattutto, ma poi in parte anche l'argento, hanno la capacità di catturare la luce del sole o della luna e di farla letteralmente rilucere.